un vizio tutto italiano. Quando un prodotto va bene, si moltiplicano quelli che lo seguono. E così le guide sui vini in Italia hanno superato ormai la dozzina. Guide ben fatte, interessanti, che però comportano una spesa notevole per chi volesse documentarsi e acquistarle tutte quante. Fra tutte però va segnalato almeno una in particolare, la guida 2015 del Gambero Rosso Bere Bene, anche perché è una guida che indica i vini ottimi, quelli che costano però sotto i 10 euro. E qua a Torino, alla Fondazione Sandretto Rare Baudengo, c'è una selezione di vini premiati in tutta Italia. Antonia è l'enologa della cantina sociale Barbera dei Sei Castelli ad Agliano, una delle due sedi. L'altra sede dove c'è il punto vendita è Castelnuovo Calcea. La vostra produzione in particolare è Barbera? Siamo i più grandi produttori di Barbera d'Asti, abbiamo un territorio molto esteso, ma il nostro amore e la nostra maggior produzione è la Barbera. Il vino premiato qual è in particolare? Il vino premiato è 50 anni di Barbera, un vino che abbiamo creato qualche anno fa per valorizzare l'idea che noi avevamo di Barbera, una Barbera molto colorata, leggermente acida, come si faceva una volta. Lucrezia dell'azienda Monchiero Carbone ad Alba, voi siete stati premiati per cosa? Allora, noi siamo stati premiati per la Barbera d'Alba Felisa 2012, una Barbera giovane che fa per lo più acciaio, una piccola parte in legno, quindi diciamo un vino quotidiano, un po' per tutte le tasche. La produzione di quant'è? Allora, sono circa 10.000 bottiglie. Gli altri vini della vostra azienda? Beh, noi siamo nel Roero a Canali, quindi siamo diciamo specialisti in particolar modo per il Roero Arnese. Davide Monorchio, azienda Moltalbera, famosa soprattutto per Rucche, però qua siete stati premiati per qualcosa d'altro. Qui siamo stati premiati per il Grignolino, per il Grignè 2013, che è un vino molto asciutto, tannico, della grande tradizione piemontese, un vitigno difficile da coltivare perché ha delle rese molto incostanti da un anno per l'altro, ma che nelle terre del Rucchè sorprendentemente dà dei vini gradevolissimi e anche corposi, perché il nostro fa un buon 13 gradi, quindi è un grignolino per uomini. E la produzione di quant'è? Complessivamente, tra tutte le referenze, arriviamo a 350.000 bottiglie. Anche del Grignolino? No, del Grignolino parliamo di una produzione più limitata, intorno alle 30.000-35.000 bottiglie. Angelo Negro, premiati per quello che è il vostro marchio di fabbrica. Sì, diciamo che per noi è un grande orgoglio, appunto Roero Arnese per noi è un po' la nostra storia, la nostra tradizione, in quanto questo Arnese è appunto il Kruper d'Audin, dove è nata tutta la storia della nostra famiglia. Già nel 1670 in questa cascina la mia famiglia era viticoltrice, da lì in poi tutta la discendenza fino ai giorni nostri abbiamo sempre fatto viticoltori e viticoltura di qualità. L'azienda è La Pace di Canale, sì. Siete stati premiati in particolare per cosa? Premio qualità prezzo della Barbera d'Alba. Quali le caratteristiche? Oltretutto intanto l'annata. L'annata è 2012. È una Barbera che vede solo acciaio, non passa in legno, morbida, con una facile beva e riusciamo a mantenere un prezzo appetibile, per questo siamo stati premiati. L'anno scorso abbiamo preso l'Oscar, sempre sulla Barbera d'Alba, ma 2011. La produzione di quant'è? La produzione di questa Barbera è sui 15.000 bottiglie. Denise della cooperativa Terre dal Vino, una delle più grandi cooperative che ci sono in Piemonte. Assolutamente sì, una delle più grandi aziende piemontesi, è famosa per i vini rossi, ma in questo caso appunto è stato premiato il nostro bianco, che è Tra donne e sole, prende il nome dal romanzo di Cesare Pavese, come altri vini dell'azienda, tra cui il più importante la Lunifaloma. In questo caso appunto parliamo di un bianco, un assemblaggio Sauvignon Chardonnay. Il 60% appunto sono uve Sauvignon assemblato a 40% di uve Chardonnay. La produzione? Di queste bottiglie circa 200.000. Altra azienda cooperativa, il Castiglione Falletto, un'azienda dove fra l'altro sono in maggioranza le socie donne. E voi siete premiati invece perché ancora? Dolcetto d'Alba Castello, che è una selezione di Grenzane Cavour, Dolcetto d'Alba in purezza. È anni che ormai il Gambero Rosso ci premia i nostri vini e siamo soddisfatti di questa iniziativa. Questo vino in particolare? È un Dolcetto d'Alba, abbinamento a tutto pasto, è un Dolcetto d'Alba che esce tra agosto e settembre rispetto ai nostri dolcetti che entrano già in commercio a febbraio, marzo, aprile. Perciò rimane in affinamento ancora in cantina, alcuni mesi in bottiglia e poi viene messo in commercio.